Ciao, sono Gianluca e nel video di oggi vorrei parlarti di auto a quattro ruote sterzanti, perché non sono poche oggi le auto che hanno questo sistema, a differenza di quello che accadeva qualche anno fa. Quindi auto che non sterzano solo grazie al volante, ma automaticamente sterzano anche l'asse posteriore. Per cui vorrei raccontarti come funzionano molto brevemente questi sistemi, ma più che altro quelli che possono essere i benefici per l'utente, appunto, che ne compra una, che magari può esserne dotata di serie oppure può essere un'opzione da pagare. Quindi vorrei raccontarti effettivamente quelli che sono i benefici in termini di guidabilità, ma anche di sicurezza. Il tema sarà questo. Ti ricordo che al termine del video, se il video ti è stato utile, mettimi un like e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, che mi fai un gran bel favore. Ma a questo punto direi di non andare oltre con i preamboli e di cominciare subito di entrare nel vivo del video e di vedere appunto molto brevemente come funzionano questi sistemi. Ecco, per quanto riguarda il funzionamento, ti devo dire che il movimento delle ruote posteriori, quindi la sterzata delle ruote posteriori, è una sterzata che viene indotta elettricamente. In passato c'è stato anche qualche esempio di sterzata completamente meccanica, ma i risultati non erano grandissimi in termini di sicurezza, specialmente alle alte velocità. Quindi ora si muovono elettricamente, si muovono di pochi gradi, perché si parla di valori che vanno dai 3 ai 6-7 gradi, e si possono muovere in due modi diversi, perché fino a una certa velocità, che di solito è 60 all'ora, si dice che le ruote posteriori si muovono in controfase, quindi vuol dire che quelle davanti girano a destra e quelle dietro girano meno, ma girano a sinistra, e questo per rendere la curva più semplice anche dal punto di vista proprio dell'utilizzo dello sterzo. Mentre oltre una certa velocità le ruote girano in fase, quindi sostanzialmente dallo stesso lato che girano le ruote anteriori, e questo, come vedremo poi nella prossima parte, ci dà dei vantaggi invece dal punto di vista della stabilità. Devo anche dirti, per concludere questa prima parte sul funzionamento, che allo stato attuale le auto sono auto che dal punto di vista dell'efficienza meccanica non hanno particolari problemi, quindi chi oggi adotta questo tipo guida auto con queste sofisticazioni meccaniche in realtà ha solo benefici e problemi direi piuttosto pochi. Però ora andiamo a vedere invece in termini proprio di sensazioni che ha il cliente cosa effettivamente accade. Ecco, come ti dicevo, alle basse velocità le ruote girano in controfase, quindi tu avrai sostanzialmente sommato alla sterzata delle ruote anteriori quella piccola delle ruote posteriori, ma in realtà le ruote posteriori che girano in controfase fanno sì che l'auto sembra avere un passo più corto, quindi la carreggiata rimane la stessa, il passo viene quasi artificialmente ridotto ed ecco che la macchina appunto guadagna in agilità, per cui tu ti trovi ad avere una macchina che è come se avesse uno sterzo molto più diretto e un posteriore che segue meglio la traccia dell'anteriore, a tutto vantaggio proprio dell'agilità e della semplicità di guida, e questo lo fa fino a velocità che ti dicevo sono nell'ordine dei 60 km all'ora. Poi quando si passano i 60 km all'ora le ruote cominciano a girare in fase, e l'effetto di girare in fase all'atto pratico è come quello se io oltre quella velocità avessi un'auto con un passo più lungo, e quindi un'auto che va verso la stabilità. Immagina velocità da extraurbano o addirittura da autostradale, e quindi lì non serve di avere grandissima agilità, quello che serve è la sicurezza di poter affrontare una brusca manovra di emergenza. Immagina di dover evitare un ostacolo in autostrada a velocità elevate, e la macchina che non deve perdere appunto aderenza, specialmente col retrotreno, ma deve essere facile da guidare e gestibile anche a fronte magari di pesi piuttosto elevate che possono avere queste auto, se sono auto di livello molto alto, e comunque facilità di guida e possibilità appunto anche per l'utente inesperto di riuscire a gestire al meglio questa situazione. Quindi combinano sostanzialmente i vantaggi dell'agilità alle basse velocità e quelli invece della stabilità alle velocità molto alte. Quindi comfort e sicuramente anche sicurezza, direi. Bene, siamo giunti alla fine anche di questo video. Chiaramente se dovessi consigliare l'utilizzo
di questo sistema, quindi l'acquisto di questa opzione, se la macchina te la offre in opzione, direi prendila se la tua macchina è una macchina molto grossa, col passo molto lungo, perché sicuramente ti semplifica la guida. Non aver paura invece se l'auto ne è dotata già di serie, oggi ce l'hanno anche delle auto sportive proprio di serie, perché comunque la macchina ti darà delle grandi soddisfazioni in tutto quello che fai, sia alle basse che alle alte velocità. I sistemi meccanici, quelli di una volta invece, andavano bene alle basse velocità perché le auto erano agili, ma non potendo girare in controfase, alle alte velocità la stabilità la perdevano facilmente, ma si parla del passato, oggi lo stato attuale è questo. Bene, io sono arrivato alla fine, ti ricordo di mettere il like se il video ti è stato utile o comunque se ti è piaciuto, e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Poi, come sempre, se hai bisogno di qualche informazione in più, puoi scrivermi i commenti e troverò sicuramente il tempo di rispondere. Per quanto ci riguarda, ci vediamo i prossimi giorni con i video prima 5 minuti di e poi dopo quelli classici del canale. L'argomento, come sempre, non lo conosco, ma lo scopriremo presto insieme. Ciao!